Ed eccoci nel tempo e nello spazio riservato agli abbonati di questo canale con Rosita Dorigo, food designer, la creatrice di esperienze multisensoriali, la relatrice, la raccontatrice di storie utilizzando cibi e vini come strumenti di narrazione che si fa esperienza multisensoriale. Quale fascino, solo nel nome food designer. Rosita, hai inventato un mondo e so che tu in pratica, come posso dire, siedi sulle spalle di giganti quali Gualtiero Marchesi, che ti ha insegnato proprio i fondamenti di questo lavoro meraviglioso che ha a che fare con il cibo come arte. Di tu aggiungi una creatività pazzesca e questa sera in particolare ti metto volentieri alla prova per i nostri viewer con una cenetta a due. Pensiamo a una cenetta romantica tra due persone che hanno piacere di condividere del tempo e magari è la prima volta che si incontrano in questa modalità. Cosa fare? Dal galateo al comportamento, alla mise en place, ai cibi o alle decorazioni? Fai tutto tu. Grazie Jasmine, hai ragione, hai nominato Gualtiero e ogni volta che si nomina questo nome a me batte il cuore perché lo chiamavo il mio secondo papà, abbiamo passato tantissimi momenti insieme e in effetti hai ragione, mi hai insegnato tante cose, ma la cosa bella è che abbiamo anche scambiato tante cose, quanti pareri mi chiedeva e quanti punti di vista dalla mise en place, più che mise en place, dall'organizzazione della tavola, le tempistiche che a lui piaceva avere certi tempi. E anche alla scelta del cibo, con cui insieme abbiamo creato tanti piatti interessanti, compresi certe preparazioni che ancora sono state per lungo tempo nel suo menù. Quindi sì, mi emoziona sempre parlare di lui. E proprio parlando di lui, mi riattacco all'argomento dedicato ai nostri amici, perché visto che stiamo parlando agli abbonati, è come parlarsi proprio tra amici. Quindi, se avete bisogno, diciamoglielo, noi siamo pronti a dare qualche consiglio su misura, noi siamo pronti ad ascoltare qualcuno che ha bisogno di qualche ideuzza al momento giusto. Perché vedremo quanti aspetti può avere una cena a due. Ok? Siamo in due. Quante cose possono succedere? Allora ricomincio da Gualtiero perché la prima cosa che ho assaggiato di Gualtiero mi hanno portato in veste molto critica all'Alberetta dove lui era chef a suo tempo. Il suo cavallo di battaglia era questo inizio di cena con una piccola cocotte, la cocotte è una specie di piccola zuppiera con una gelatina di pomodoro. Oh, wow. Rosso, passione, sapore, semplicità e un messaggio grandissimo dentro. Dentro queste due cucchiaiate di una gelatina, quindi una consistenza che va tra il budino e, come ti posso, e la crema, perché non era quella gelatina, diciamo, che vediamo nella carne Simmental, per fare un nome che forse tutti si ricordano, aveva quella giusta consistenza, quella giusta morbidezza, che non era una vellutata di pomodoro, non era della passata di pomodoro, non era un sugo di pomodoro, era quell'emozione lì, quel sapore lì, quel gusto e quel modo di mangiarlo. Bene, io in quel momento mi sono innamorata di Gualtiero Marchesi, della cucina naturalmente. Infatti poi a seguire, come io gli ho descritto la sua creazione, mi fa, vedi che hai capito tutto, adesso ti faccio assaggiare un'altra cosa. E mi portò un piccolo consomè in una tazzina meravigliosa. Dice, perché vedi Rosita, non tutti sanno, ma l'inizio della cena andrebbe fatto proprio con un consomè. Perché aiuta a un brodino per preparare lo un stomaco. Un caldo, corretto, corretto. Andrebbe di carne, ma io lo suggerisco di verdura per mille motivi. Diventa anche più gradevole al gusto, meno impegnativo. Però sai, quando si parla invece di momenti importanti, il consomé deve essere di carne. Ecco, io ricordo che in questo consomé c'erano proprio i classici occhi di grasso. Era scorretto nell'aspetto. Io naturalmente non mi arresi, ho assaggiato questa cosa qua e con la massima sicurezza, con lo stesso modo in cui gli avevo descritto il pomodoro, gli ho descritto questo consomè e ho detto, guarda, secondo me no,
siamo sbilanciati, cioè troppo grasso, non è stato filtrato, non è stato chiarito, quindi deve essere trasparente, come un vetro. Lui si è alzato e ha detto, vedi, questo non l'ho fatto io, l'hanno fatto i miei cuochi in cucina, l'ho sentito andare in cucina, ha sollevato le pentole. È successo, gliene ha dette di tutti i colori, perché non avevano seguito le sue indicazioni. E tornando alla mia reazione, dico, se prima mi sono innamorata di lui col pomodoro, poi mi sono disinnamorata per il consumé. È vero che non l'aveva fatto lui, e questo parliamo della cucina, ma questo per dire come un cibo può farci innamorare e nello stesso tempo farci capire che manca l'attenzione. Mm-hmm. Arriviamo alla cena a due. Qual è il nostro scopo? Far innamorare o farci lasciare o fargli capire che non è il tipo giusto? Perché c'è modo e modo, possiamo comunicare tutte e due le cose. Te l'ho appena descritto con due piatti. Vuoi che questo qua non capisca che tu gli stai dicendo ciccio non ce n'è, gli fai una cosa fatta male. Rosita, questo vuol dire che il messaggio passa in maniera evidente nel cibo, ma subliminale perché non lo devi dire? È così? Tu prima hai detto, io parlo attraverso il cibo, io mando messaggi attraverso il cibo. E quindi è subliminale, ma è evidente. Ma una schiappa in cucina come me, per esempio, che ce la mette tutta, ma non ottiene quei risultati perché non mi ci applico, non vuol dire che io non voglia bene al mio invitato, vuol dire che sono una schiappa in cucina. Quindi è per tutte le occasioni questa regola? È per tutte le occasioni. Oh, wow. Per una brava come te a raccontare bugie, perché io lo so che tu sei brava in cucina, ma non lo vuoi dire. Se non te la senti, perché dici davvero io non sono capace, e se davvero questa persona ti interessa, gli dimostri che ci provi. Forse anche un riso bollito, ci senti, ho letto la ricetta, si mette l'acqua, il sale, si butta il riso, sono riuscita a scuocerlo, ma ci ho provato. Io ricordo un mio fidanzato, è stato meraviglioso, lui proprio di cucina non sapeva nulla. Ha trovato una ricetta che era un contorno, era riso e prezzemolo, che doveva essere il contorno di un arrosto. Questo me l'ha presentato con tanto amore, che è un risotto, Rosita. Amore. Perché io gli ho detto, io ci ho provato, però siccome mi è venuto bellissimo, non è un contorno, è un risotto. Allora, lì ti scatta immediatamente il capire che c'è cuore lì dentro. Non è la bontà, è il cuore che c'è nel piatto. Quindi siamo tutti bravi a cucinare, tutti. Se poi non abbiamo voglia, e qui arriviamo alla seconda questione, perché non mi ci applico, non mi piace, proprio a me prendere in mano, forse anche no, per quanto, ripeto, se veramente ci tiene una persona, uno sforzo lo devi fare e lo vuoi fare per te stesso, anche per dimostrarti perché veramente ci tieni. Cioè, ho fatto una cosa che non credevo, ma l'ho fatta con gioia. E quindi anche questo è un gesto. Se proprio siamo a carne simmental, divertiamoci almeno con la mise en place. Divertiamoci con i dettagli, divertiamoci con il segnaposto, con il fiorellino, con il colore che gli mettiamo sul piatto, la scelta del piatto, la scelta del cuscino dove si deve sedere, la scelta del tipo di fiore o di pianta che preferisce. Fagli capire che c'è una ricerca. Sono andata a comprare al supermercato il vitello tonnato, però guarda che tavola che ti ho preparato. Che so che piacciono adesso non voglio andare sul banale, le rose, le orchidee, ti piacciono i pungitopo, non andrebbero sulla tavola, te li ho messi di fianco, vedi, ti sei ricordata che mi piacciono i pungitopo. Allora, il vitello è un vitello tornato dal supermercato, ma è una cena a due, si parla attraverso i gesti e le situazioni che si creano. E qui arriva un altro argomento che secondo me è delicato, la propria casa. Magari ci si sente a volte in imbarazzo, è troppo piccola, è troppo grande, non le piacerà, chissà cosa pensa, il mio disordine, occhio. La casa parla sempre di noi, quindi piccolo, grande che sia, disordinato, ordinata, dobbiamo capire che messaggio noi vogliamo dare. Quindi se è vero che siamo disordinati, ma il messaggio che vogliamo comunicare non è vero, per quanto possibile butto sotto il letto tutto, non glielo faccio vedere. Certo. Piuttosto che penso che sia piccola,
È casa mia, cerco se non altro di fargli vedere che non c'è un dito di polvere per terra, che ho fatto in modo che la tavola ci stesse, o che mangiamo per terra perché non mi è ancora arrivato il tavolo, ma su quel pavimento c'è tutta la perfezione. Quindi la casa è il nostro palcoscenico e parliamo anche attraverso di questa, senza vergogna, perché siamo noi. E quindi è tutto un insieme di situazioni che attraverso il cibo, attraverso l'invito, si trasmettono. Se poi partiamo dall'inizio del motivo della cena, e come ti dicevo, lì ci divertiamo perché, come hai detto bene tu, può essere la prima volta. E quindi, che impressione vogliamo dare? Voglio che si innamori? Voglio che capisca che è solo un'amicizia? Vuole che capisca che a me piacerebbe che venisse a casa mia ad aiutarmi a riarredarla? Quale messaggio voglio dare a quest'ospite? Siamo in due, perché in due? Perché c'è dialogo diretto. E so che non c'è scampo, né per me né per lui, perché non possiamo parlare con nessun altro. Certo. E allora sapere che cosa si vuole comunicare, ecco la food designer. Torniamo indietro al motivo per cui ho deciso di fare questa cosa qua, perché si parte sempre da un messaggio. Da che cosa voglio comunicare? Potrei anche volerti comunicare a te, Jasmine, che so che ti piace il risotto, dico, ti invito solo per farti mangiare quello che per me è il risotto più buono. Cosa ci raccontiamo? La qualunque cosa, siamo due amiche, chissà cosa viene fuori, ma c'è uno scambio. Se ti invito a mangiare il mio risotto con sei persone, non c'è lo stesso dialogo. Magari quella sera lì tu impari a fare il risotto. Dice, sai, che non mi piace cucinare, non sapevo come si facesse, però mi sono appassionata. Quindi, che messaggio vogliamo comunicare? Che dettagli a quel punto utilizziamo? Se io a questa persona qua gli voglio dire, sai che c'è, non ce n'è più, so che odia la carne, non ho trovato altro da cucinare che la carne. Rosita! Però c'ho l'insalata in frigorifero, se vuoi ti faccio l'insalata, cioè, è uno schiaffo in Wow! È non ho più trovato. efficace di un messaggio su WhatsApp e forse anche più, cioè veramente non lascia spazio a dubbi. E con grande eleganza, oltretutto, perché tu la buona volontà di invitarlo l'hai avuto. Il malato di vino ghiacciato, che ce n'è quelli che dicono il vino se non è ghiacciato, che già vuol dire che di vino ne capisce più o meno. Tu hai solo vino caldo, ma mi sono dimenticata di metterlo, mi si è rotto il frigorifero. Questo qua, bere il vino caldo è come dargli da bere il Veleno, veleno. E certo. allora lui beve perché non c'è altro, però si ricorderà per sempre che hai fatto un gesto. Oppure è veramente tanto innamorato e non te ne scolli più. E anche questo potrebbe esserci bisogno di altre tecniche. Stiamo scherzando, ma non del tutto. Quindi sono messaggi che passano. Esatto, Rosita, a me non sembra che sia uno scherzo questo, anzi, è proprio. Come dici tu, giustamente, uno storytelling attraverso il cibo e non solo attraverso il cibo, attraverso la scelta del cibo, la sua preparazione, attraverso le decorazioni, la cura che ci metti nel rendere ospitale la tua casa, perché se supponiamo, non è il caso mio, ma facciamo un'ipotesi, sono una persona disordinata, lascio tutto in giro, se io non nascondo le cose, neppure mi prendo la briga di metterle tutte da una parte, significa che non me ne importa nulla di ospitare la persona e di farla sentire a proprio agio. O di far vedere a questa persona il mio peggior difetto, perché attenzione, con una persona con cui ho un rapporto molto bello, può esserci anche questo genere di complicità, è bello confrontarci sui nostri, tra virgolette, difetti più o meno percepiti come tali, ma quando diventa un'ostentazione per respingere, caspita, il messaggio che passa è proprio nella sua Diretto. crudezza, assolutamente efficace. E brava tu, quando poi ci si conosce un po', io so che tu tesoro sei disordinato, sai che a me non piace trovarmi i calzetti in giro, se non altro metti via i calzetti, tutto il resto lo puoi lasciare in giro perché lo so che sei disordinato, ma se ti trovi i calzetti messi lì, ti fai una domanda, dici lo sai, è l'unica cosa che non sopporto. Allora la seconda, la terza, il messaggio ti arriva e viceversa, perché se tu invece continui a fargli notare il suo essere disordinato o disordinata,
vuol dire che aspetti il momento di esasperarlo e dire: senti, allora proprio non mi vuoi perché sai che il mio carattere è anche essere così. E quindi Rosita, ho come. una domanda per te. Nel caso in cui noi invitiamo a cena una cena romantica, supponiamo che il messaggio da passare sia un messaggio bello, mi piaci e vorrei comunicarti delle cose carine attraverso il mio impegno. Se non conosciamo i gusti dell'altra persona, perché ancora non la conosciamo bene, glielo si chiede prima cosa ti piace e cosa non ti piace? Si rischia, si preparano più cose così che la persona scelga. Come si fa? Si parla di se stessi, fai Ok. le cose che piacciono a te, è un modo di conoscersi. A me piace questo, a te? Sì, anche a me, che bello. Però non mi piace quello, capito? Non lo sapevo, però c'è l'alternativa. Fai cose che piacciono a te, poi semmai mangerete un po' meno, perché se tu fai tutte cose che a lui non piacciono o a lei non piacciono, ci sarà sempre un motivo per dire telefoniamoci, facciamo portare una pizza. Però tu dimostri il tuo aver fatto ciò che ami veramente. Se devo parlare di me, perché casco sempre a parlare di me, io la sera tendenzialmente non preparerei pasta e non la preparo. La persona, il mio ospite, il mio amore che ama la pasta, lo sa e mi accetta. E sa, Rosita, piuttosto mangio la carne la sera, perché so che a te piace la carne, però a me piace la carne cruda, perfetto, sarà per me una cura in più darti la carne cruda, come per te un rispettare il mio 3 etti di pasta la sera, anche no. Per fare un piccolo esempio, ci si viene poi incontro, ma come hai detto bene tu, questo succede quando ci si conosce un po'. Alla prima battuta fai ciò che parla di te, perché in fin dei conti stai per presentarti. Stai parlando di come sei e delle cose più intime, perché non dimentichiamoci che il cibo è noi, è ciò che noi mangiamo, ciò che fa parte, che entra a far parte di noi. Quindi se questa stessa cosa la offriamo e ti do tutto quello che so che a me fa bene, ed è questo il gesto più importante che la persona deve leggere in questa tua offerta di cibo. E quindi da lì si apre il mondo, da lì si può aprire il fatto che a me piace tantissimo la lasagna, ma non sono capace a farla. Allora, siccome voglio offrirgli una cosa che piace tanto a me, o la compro fatta, che è la migliore, o imparo, ci provo, in modo da dirgli: senti, è il mio piatto preferito, io la faccio così, magari si può fare meglio, però è un modo anche per dimostrarsi con la voglia di crescere insieme. Ti parlo del mio gusto, ma magari scopro che piace anche a te, andiamo alla ricerca della lasagna perfetta insieme. Ecco, questo era un dettaglio che non avrei preso in considerazione, Rosita, abituata come sono, magari non lo so se è un modo di sentire comune, cioè si tende sempre a compiacere l'altro, a fare quello che l'altro vorrebbe, e invece questo linguaggio che parte da sé, che non è il linguaggio egoistico, narcisistico, ma è anzi un dare una parte di se stessi. È un tassello molto importante che ti ringrazio di averci dato perché era un particolare che non conoscevo ed è molto bello, molto bello. Hai focalizzato il punto perché stiamo parlando di una cena in questa fattispecie a due, di due persone che diciamo si conoscono poco. Siamo partiti dal fatto io voglio che lui si innamori di me o che capisca che c'è un'attrazione. Parlo sia che sia un maschietto che sia una femminuccia, abbiamo tolto questo problema. Viceversa, quando ci si comincia, come hai detto bene tu, a conoscere e a scoprire tutti i lati della persona che abbiamo a fianco o l'amico, perché per carità stiamo parlando a tutto tondo, a quel punto scatta l'inverso che hai detto bene tu, con piacere. Allora a quel punto fai una ricerca per andare incontro a quel gusto lì, perché scopri dentro di te che ti fa piacere la famosa gioia del dare, che è tanto bella quanto il ricevere. Quindi quando hai capito che ciò che piace a questa persona e tu ci tieni a questa persona, non fai che dare il massimo per poter rispondere ai suoi bisogni, che magari non è ciò che proprio piace tantissimo a te, però il ricevere la sua gratitudine, la sua felicità,
automaticamente ti regala quella stessa felicità che hai avuto nel dare ciò che piaceva a te. Che spettacolo. Senti, Rosita, per quanto riguarda il Galateo, la mise en place, tutte queste cose di cui abbiamo parlato in un episodio in cui abbiamo trattato l'argomento a beneficio degli ospiti che invitano alcuni amici o delle coppie, eccetera, eccetera, vale anche per una cenetta intima a due? Oppure possiamo essere un pochino più tolleranti riguardo alla posizione del bicchiere, le posate? Come la vedi? Allora, è sempre un discorso di che cosa vogliamo comunicare. Io credo che soprattutto quando si è in due e c'è un invito specifico, l'attenzione debba essere ancora superiore, perché ti stai dedicando a quell'ospite lì. Parlo di una situazione voluta, perché può anche capitare dove sei, cosa stai facendo, raggiungimi a casa o viceversa, può capitare anche l'imprevisto. Però dare sempre quel gesto di attenzione è importantissimo. E quindi, se per di più rispetti il galateo e stai attento a non sbagliare la posizione delle forchette, la posizione del bicchiere, è un modo ancora più importante di dare rispetto e di pretendere rispetto all'altra persona. Perché sono proprio questi piccoli dettagli che parlano di noi. Basta veramente la piccola cosa, come prendere il bicchiere dalla mensola. Perché devo servirti il vino, il passarci un tovagliolo per togliere quel non si sa è già un gesto che l'ospite, che anche se è il tuo migliore amico, capisce che tu in quel momento sei attento a passare quel messaggio. Non è mai casuale ciò che si fa dedicandolo. Quindi il galateo, in questo caso, che è sempre una cosa importante da conoscere, trasmette un momento di attenzione che non si deve proprio necessariamente rispettare tutte le etichette. Poi dipende sempre, torniamo dal tipo di situazione che stiamo vivendo. Ma io sono molto convinta del fatto che l'attenzione sia sempre importante, anche se stiamo parlando con il nostro migliore amico, con il nostro marito, con il nostro compagno di vita. Credo che sia sempre molto importante il dettaglio, l'attenzione, il cercare qualcosa di perfetto, anche, ripeto, se è la quotidianità. Rosita, hai detto una cosa bellissima. Anche se si tratta del quotidiano, di un gesto ripetitivo che noi possiamo ormai dare per scontato o scambiare per routine, è l'attenzione che fa la differenza. L'attenzione portata ogni volta sulla situazione da vivere e sull'altro e sul desiderio che abbiamo di coccolarlo, di trasmettergli comunque un messaggio. Nelle sue varie sfumature, dall'affetto all'amore, alla passione, a tutto quello che vogliamo, ma è l'attenzione che rende tutto vivo e Esattamente. toglie quel senso di routine, di meccanicità, di si fa così. Magari anche la trasgressione della regola voluta in quel momento per avvicinarsi, ma è una cosa ragionata sulla quale tu hai riflettuto e questo fa tutta la differenza. Senti Rosita, un'altra domanda, poi magari possiamo salutarci, ma è una curiosità che ho. Cenetta a due sempre perché questo è il tema di questa puntata. Quantità e qualità del cibo, a prescindere dal cibo. Cioè, meglio un piatto unico, fantasioso, decorato simpaticamente, oppure antipasto, primo, secondo, contorno, anche volendo, diciamo così, concederci dei momenti di grande creatività, originalità, ma rispettando comunque un iter. Quale delle due? Ti ringrazio molto per questa domanda, perché è interessante. Dal mio punto di vista, perché sempre di questo stiamo parlando, è bella la condivisione. Qualsiasi messaggio si voglia trasferire, è intrigante evitare le pause. Quindi io suggerisco sempre tante cose sopra la tavola. Giochiamo con quello che c'è. Facciamo in modo che ci siano tutti i momenti che uno può scegliere se mangiare prima una cosa, poi l'altra. Quindi tante piccole cose distribuite sulla tavola con grande preparazione, con grande attenzione all'igiene. Non dimentichiamoci mai che l'igiene è importantissima. Quindi le ciotoline, le forchettine, i tovagliolini, tutte cose che ti fanno sentire sicuro
ma nello stesso tempo libero di scegliere. Faccio un esempio: mettiamo in tavola i taralli come pane, i grissini per arrivare alle fettine di prosciutto, magari fatte a rosellina in modo che non devo toccarle con le mani, ai pezzi di formaggio tutti separati, la ciotola con tutte le scaglie di parmigiano. È bella? Allora mettiamoci la forchettina in modo da evitare di toccare, di creare quella situazione che se non c'è, ma anche se c'è l'intimità, ti fa sempre pensare che sei nel tuo, ciò che metti in bocca è un po' tuo, anche se è condiviso. Quindi questo, tradotto in sentimento, è il rispetto della complicità. La complicità che non vuol dire mancanza di rispetto, il condividere che non vuol dire non dimenticarsi che comunque è bello fare attenzione a questi dettagli, quindi il mangiare la stessa tartina con le stesse mani, piuttosto me la mastico con la tua bocca, voglio dire, non la tocco, ma ci diamo un bacio, il famoso spaghetto alla Lilli e il vagabondo, che è un coronamento di ciò che significa proprio la condivisione. Quindi mi piace pensare che nel momento in cui si invita una persona, la tavola deve essere già pronta con tanti piccoli spunti. Poi sono brava a fare il risotto. Bene, c'è il risotto semi pronto, lo finisco insieme a te perché volevo condividere questo momento. So che ti piace un piatto in tavola preciso, o è il mio desiderio farti assaggiare una mia preparazione. Torno all'esempio della lasagna di prima. Questo gioco crea il messaggio, crea l'incontro, crea anche il dialogo che scorre. L'arrivo di un piatto che allora può essere un secondo, un primo, quello che trovi più giusto a seconda di cosa hai messo, è l'attimo che ti dedichi veramente alla condivisione di qualcosa che ti nutre e ti nutre in compagnia. Ed è anche bello che ci sia quell'attimo di silenzio per assaggiare il boccone, perché come diceva Montalbano, a tavola si può anche non parlare. Quando arriva al piatto. E con questa tua frase memorabile, presa da Memorabile. citazione, ma possiamo concludere tranquillamente questo episodio che è stato bellissimo, Rosita. Darei un'informazione supplementare ai nostri viewer riguardo a te, a come ti possono raggiungere, contattare per chiedere consigli. Possono sicuramente sfruttare la chat della community del canale YouTube, ma se volessero contattarti direttamente per così averti nell'organizzazione di un evento, di una cena particolare, eccetera. Come fare? Allora, grazie per questa opportunità. Certamente sono molto felice dai consigli alla collaborazione, volentieri per tutti. Mi trovate alla mia mail rosita.dorigo@gmail.com, facile da ricordare, per il numero di telefono, la prossima puntata. Benissimo. Rosita, allora ci si vede tra 15 giorni per un altro argomento sul quale per ora vige il silenzio. Non spoileriamo, sarà una sorpresa per tutti i nostri viewer e anche per noi. Magari esatto, qualche spunto dei nostri viewer che noi felicemente andremo a approfondire, volentieri. Meraviglia. A tutti gli eroi, arrivederci alla prossima. Ciao. E buone cenette! Thank you.